Può parlare di ritorno, forse un po' eccessivo. No, ritorno no, sono sempre stato qua alla fine, sono contento insomma, che sia finita così, ripartiamo con la voglia di far bene, di mettersi a disposizione, di rimettersi in gioco e di cercare di fare qualcosa di importante. Che cosa ti ha insegnato la precedente annata in bianconero? Che purtroppo si raccontano anche tante storie, non è bello, bisogna raccontare la verità, e le bugie hanno le gambe corte e quindi se ci fosse più trasparenza sarebbe meglio, però il mondo di oggi è questo e bisogna sapere anche cercare di capire con chi si ha a che fare. L'anno scorso abbiamo avuto a che fare con delle persone che non sono state all'altezza della situazione, sicuramente, a differenza della squadra, del mister e dello staff tecnico. Ti cali in una nuova realtà che dal punto di vista calcistico potrà ancora darti grandi soddisfazioni. Sì, farò un campionato che non ho mai fatto, però ho voglia di provare, di rimettermi un po' in gioco, di aiutare ragazzi più giovani, di portare un po' di esperienza e, ripeto, cercare di provare a vincere il più possibile, anche se sappiamo che non è facile vincere in nessuna categoria, tantomeno quando insomma rinizi da un po' da zero, devi ricostruire un po' tutto. Però la voglia e la determinazione c'è, ci sarà sempre, quello penso sia fondamentale per il mestiere del calciatore. Credi che chiamandoci Siena ci sarà troppa pressione intorno alla squadra? No, pressione, secondo me tutti ci affronteranno col coltello fra i denti, perché tu comunque sei stato negli ultimi anni, sei stato fra Serie A e fra Serie B e quindi ogni squadra ti affronterà in una maniera tosta, quindi quello sarà più complicato. La pressione credo che ci sia un po' sempre nel nostro lavoro, come in tutti i settori della vita, bisogna saperci convivere, bisogna essere bravi a trasformarla poi in energia positiva, credo. Quali sono state le ragioni che ti potevano spingere a non tornare e quali sono invece quelle che hanno vinto? Ma ragioni a non tornare, a livello professionale uno si sente sempre magari poter giocare ad alti livelli, io mi sento poter giocare in Serie A ancora, anche se ho 38 anni, poi quando uno pensa, valuta tante cose, io sono qua da 10 anni, sono stato bene, mi hanno accolto sempre benissimo, la mia famiglia sta benissimo a Siena, il presidente mi ha cercato, il mister pure, abbiamo parlato parecchio e alla fine ha prevalso la linea di rimanere e di fare questa scelta perché anche il cuore probabilmente diceva questo. Come stai fisicamente? Abbastanza bene, mi sono allenato 20 giorni a Coverciano con i disoccupati e nel frattempo ho fatto anche il primo patentino da allenatore e poi sono stato altri 5 giorni a Pistoia con la Pistoiese e tra l'altro devo ringraziare di sicuro il direttore Nelson e il mister Cristiano Lucarelli perché mi hanno dato l'opportunità di allenarmi con loro, quindi abbastanza bene. In questi giorni mi ero preso qualche giorno di vacanza perché avevo già fatto un ritiro abbastanza impegnativo, però ho continuato a correre, quindi oggi sono a disposizione e lavorerò con la squadra.